Ma veramente state a dire? Si è rotta la fune. Olè. Che parcheggio. No! Che succede? La gru è indemoniata! No! No, dimmi che non la devo rifare da capo. Signore, vuole un bel tè? Ah, sì, sì, sì. Stia comodo. Olè! Odò! La passata di gomme, non di pomodoro. Oh! La seconda parte di verniciatura, la missione verniciatura, e siamo arrivati sul posto. Dobbiamo prendere, scommetto, questo montacarichi. Io sto facendo così a intuito. Oh, a chi è che stai a dì? Stasci. Allora, ok, ecco che cosa che mi sfuggiva. Ah, ecco qui. E qui ce la facciamo per forza. Oh ragazzi, c'è bestiale. Non pensavo però di riuscirci. Holy. Ma bestiale. L'altra volta non sapevo come riuscirci. Cioè, quella parte là aperta non l'avevo per niente vista. Fortuna che poi l'ho visto. Ah. Che succede? No! Ma veramente state a dire? No, si è rotta la fune. Cari ragazzi, in realtà non è che non serviva sbloccare quella parte. Quella parte serviva perché il montacarichi qui, grazie mille, Gabatte, che ti sei rotto prima. Mi si è staccata la fune, come disse Aldo, si è staccata la corda. In realtà serviva perché quello... quella parte là della Bloom, quella cosa là, serviva per sbloccare proprio il montacarichi. O l'ascensore. Ditemi voi. Oh, adesso mi scatto un'altra foto. Oh. E chi la fa meglio di me, ste foto? Sì, guardiamo l'albero. Stanno entrando le foglie. Ah, io direi, lo parcheggio qua e chi se ne importa. Poi se lo venissero a prendere, lo portassero da carattrezzi, lo sequestrassero, facessero quello che vogliono. Ci vediamo direttamente sul prossimo posto. Qui ci vediamo qui. Allora, siamo arrivati sul posto e dobbiamo salire là sopra. Guardate, io salirei anche col motorino, visto che ci sono. Sinceramente lo volevo rompere il coso. La cosa là, la ringhiera. Però... che bello che sono. Wow, ci troviamo abbastanza in alto. Ma bestiale, un bel graffito qui. Cioè, abbiamo tutto lo spazio che ci serve. E ora come faccio a fare la foto?
menare chissà che. I contadini sono in piedi da mezzanotte. Si scarrozzano la roba in città e non gliene frega un cazzo se arrivi alle 10. Olè! Che parcheggio! Che parcheggio! E vabbè, qua devo fare proprio la cosa lunga. Devo comandare quello, devo comandare quell'altro. Ah no, non l'ho rotto il motorino. Mo. È andato un po' storto. Però. Dai, saliamo. Devo fare sta cavolo di foto. Cioè, per una foto ho fatto tutto sto casino. Ho chiamato la banda, ho fatto quello, ho fatto quell'altro. Cioè, vi rendete conto? Solo per fare questa foto. Oh, qua ho tutto lo spazio per fare una foto. Ma mo' facciamo una così. E olè! Che manina ferma. Allora ragazzi, ci vediamo direttamente sul prossimo luogo che sarà qui. Non voglio prolungare troppo. Ci vediamo direttamente sul luogo. Ok. Holy. Operai? Attenzione! Oli. Ah, piccolina. Aspettate, ci voglio andare col motorino. No! Cretino, guarda cosa hai fatto! Oh! Ma veramente cazzo! Madonna! Che succede? La gru è indemoniata! No, 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 no! No, 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 no! Non dovremmo cadere. Almeno spero. Madò, che cosa sto facendo? Cioè, bestiale. Io sto rischiando veramente di cadere qui. Ok. Vabbè. Cioè, veramente. No, non è qui. Ok. Arrivati. Finalmente. Ho fatto un bel po' di casino, stavo rischiando di cadere seriamente. Bestiale. Ma non è qui. Olè. Sono arrivato in un altro modo. Non so se quello serviva. Mi pare di no. E dopo 3000 anni finalmente siamo arrivati al cartellone. Ok, ora cerchiamo di non fare casino qua prima. Olè! Oh.
No! No, dimmi che non la devo rifare da capo! Quello proprio no! Ma veramente sono morto in quel modo? E un'altra volta ci siamo buscati in capa la gru. Vabbè ragazzi, ci vediamo direttamente sul posto. Questi si menano. Testa di legno. Testa di legno. Sì, è arrivato Pinocchio, mo. Demente. Oh, la Bufernash. Ole. Qua c'ero già passato. Solo che era per fare una foto da sopra. Meno male che hanno messo lo street art in questo videogioco. Ah, meno male. A meno. Cioè che poi sto posto non è che tanto mi piace. Da lontano solo ci capisci, da vicino. È vero che uno dice, chi cazzo ci sale qua? Oli! Che capolavoro! Vabbè, noi intanto ci vediamo sempre sul posto, che poi sarebbe l'ultimo posto. Madonna, meno male che siamo caduti in questo modo un po' strano. Come cacchio ho fatto a farlo entrare? Signore, vuole un bel tè? Un qualcosa? No, sì, sì, sì. Stia comodo. Non c'è nessun problema. Guarda perché sto perdendo tempo che qua devo prendere qualcosa. Olè! Madonna! È a suo agio? C'è anche l'acqua. C'è anche l'acqua park. Che cosa vuole di più, signore? Una bella gomma da sopra. E faccio qualche passata. La passata di gomme, non di pomodoro. Eccolo qui, cosa cercavo. Che sta facendo la macchina? Impazzita. Vabbè, già veramente uno dice, già è strano che un montacarichi se ne va in giro per la città, poi addirittura in mezzo all'autostrada. Ciao, dov'è la macchina della polizia? I cartelli. E io lo sapevo che ne beccavo uno. Scusi. Ecco. Ma che succede? Abbiamo perso qualche pezzo? Nessun problema. Oh. Capito. Eh sì, potremmo andare direttamente da qua. E poi mi faccio la foto, ovviamente, del graffito. Ma con i cappelli di Cyber Driver. Ah, anche questo è bello. Questo ovviamente riuscirò a farlo non da vicino, però accanto c'è il palazzo, quindi. Marcus, sto vedendo alcuni dei tuoi lavori. Cazzo, che roba! Grazie, mia cara. Abbiamo nuovi follower? Oh sì, e parecchi anche.
Sei stato bravo, Marcus. Ora possiamo smettere. Ehi, ho appena iniziato. C'è un obiettivo a cui non hai pensato e che voglio proprio colpire. Ah, sì? E qual è? Aspetta, lo vedrai alla TV. Ma veramente? Allora, la prossima puntata, quindi la terza parte proprio di questi magnifici lavori che fa Marcus, che veramente sono bellissimi. Cioè, guardate un po' che roba. Cioè, sono bestiali. Allora, noi ci vediamo con la terza puntata proprio di questo lavoro qua, di questa operazione secondaria, cioè verniciatura. Ma che sorto di salto che hai fatto, eh? Non so quante altre parti ci saranno, cioè in quanto è divisa questa missione, perché boh, proviamo a vedere. Quindi ci vediamo con la prossima, con la quarta puntata, con la quarta parte di questa bellissima operazione che a me piace tantissimo. Ci vediamo con la prossima puntata. Ragazzi, sono diventato una capra che suona la fisarmonica. Non è vero, mi trovo qui. Ci eravate cascati, vero? E adesso ci siete cascati? Pensate veramente che io sia questo qua? Oh! Non mi vedete, eh? Sono nascosto benissimo. Vabbè, finiamola qui. Make it easy, I'm just saying, yeah.